Ciao a tutte e a tutti. Questa sarà l'anteprima del nostro workshop Top Down ai Ferri. Ho pensato di fare una piccola anteprima per darvi assolutamente tutti i dettagli, il materiale necessario, ferri, numero di ferri, misura, quantità di gomitoli, assolutamente tutto perché voi possiate decidere se volete, magari salire a bordo di questa avventura. O meno. Allora, passiamo subito appunto al nostro ai dettagli del nostro workshop. Questo io ho finito già, come vedete, ho finito già lo sprone e come dico io sempre per un top down, quando hai finito lo sprone, puoi dire che già sei ad un buonissimo punto, hai praticamente percorso tutte le cose più difficili. Da qui in giù vai in lunghezza, magari aggiungi qualche aumento qua e là se vuoi, se no lo lasci così, vai in giù fino alla lunghezza desiderata e siamo a posto. Allora, questi sono i colori, il filato che io ho scelto. Vi ho scelto, come già vi ho spiegato, vi ho scelto due tipi di filato. Un filato meraviglioso che è Zauberball Crazy Cotton, perché lo facciamo estivo a maniche corte. Crazy Cotton. Di Chopel, filato sfumato con delle sfumature. Questo è quasi uguale a questo che utilizzo io, quindi questo non, purtroppo non c'è più, mi dispiace. Invece questo è il 2366 che è quasi uguale, delle sfumature veramente stupendi. Allora, ho detto, ho scelto questo come filato sfumato, oppure se volete lavorarlo con un filato in tinta unita, allora il Bairo Alto, perché anche questo è un cotone organico veramente meraviglioso, quindi come qualità sono il top tutti e due. Poi ho aggiunto, perché è poi un progetto estivo, è un progetto che deve essere, non lo so, luccicare, ecco, brillare veramente, perché il sole queste paillettes le fa brillare e quindi sarà veramente un capo molto chic, molto elegante. Semplicemente con un pantaloncino corto di jeans o con una gona corta in jeans, o che ne so io, una gona lunga, o, insomma, è un passe-partout come pezzo di abbigliamento da avere nel guardaroba. È una cosa che non deve mancare. È classico, semplice, però per l'abbinamento di filati che ho scelto, come avete visto, diventa una cosa meravigliosa. E allora ho aggiunto il paillette. Adesso io vi faccio vedere qualche, guardate queste, perché potete poi, tante di voi avete già fatto, sotto il mio consiglio, avete preso così. Quindi un po' di Bairo Alto, un po' di Zauberball Cotton e il filato paillette. Guardate questo abbinamento, che meraviglia. Vi faccio vedere un altro abbinamento e passiamo subito, ecco questo, addirittura l'ho messo così e poi, sì. Poi veniamo anche con paillette. Ok, adesso quantità. Per una XSS avete bisogno di tre gomitoli, e quando dico tre gomitoli, tra Zauberball e Bairo Alto, tutti e due 100 grammi. Quindi vedete voi, mettete uno di Zauberball, due di Bairo Alto, come volete. O tutto Zauberball, tutto Bairo Alto, come volete voi. Quindi tre gomitoli più due gomitoli di paillette. Invece per una SM avete bisogno di quattro gomitoli di Zauberball, Bairo Alto, sempre lo stesso discorso, e tre gomitoli di paillette. Anche i gomitoli di paillette, io ad esempio lavoro con questo e questo, un po'. Quindi proprio a caso, quando mi annoio di uno, metto quell'altro, perché dà un'altra sfumatura, dà un'altra cosa bella. E non ci annoiamo. E allora, 4 ho detto, poi 5 Bairo Alto e Zauberball e 4 di paillette per una L, 6 Bairo Alto e Zauberball o 1 e 1 e 5 di paillette per una XL. Ecco, l'abbiamo detto, uncinetto. Sono abituata con l'uncinetto. Ferri da 4, 4,5. Se volete, noi lavoriamo, cioè noi, tante di noi lavoriamo con i tulip. I tulip sono deliziosi, ma perché? Perché cioè, ho scelto la variante corta perché veramente non la senti in mano. È così, è piccolina piccolina, quindi è giusta, è la giusta lunghezza.
le punte, poi i cavetti avete bisogno di 60 e 80 o 60 e 100. 60 per iniziare, poi passiamo al 80 o 100. Io ad esempio ho utilizzato 60 e 80 mm. Poi avrete ovvio bisogno dei tappi. È tutto qua. Allora, se non avete ancora questi tappi, se non avete ancora, magari anche una prolunga, sì, anche una prolunga, perché così potete anche mettere una prolunga, metterlo insieme. La prolunga è questa. Adesso non trovo proprio quella tulip, trovo questa Knit Pro, ma comunque la prolunga è questa. Ma poi se avete, eccolo, anche Knit Pro. Ma poi se avete il cavetto lungo, con quello potete anche misurare. Bene. Queste sono le quantità, questi sono i materiali. Adesso come viene strutturato il workshop? Il workshop viene strutturato così. Avremo qua su YouTube, su YouTube, due o tre, ma penso tre parti. Ogni settimana una parte sarà, partiamo con fino alla divisione andremo questa settimana, poi la settimana prossima facciamo la divisione con tutto ciò che viene dopo e sì, la terza settimana saranno le maniche e insomma le cose finali, i bordini e tutto ciò che abbiamo bisogno per finire e rifinire la nostra maglietta. Quindi saranno 3 settimane di lavoro. Certo, un lavoro leggero, nel senso possiamo lavorare tanti altri progetti accanto, no? Se vi piace come a me lavorare tanti altri progetti oltre questo qua, quindi io sono così. Bene. Quindi parte dei video su YouTube e poi abbiamo il nostro gruppo delle amiche della boutique che l'abbiamo già dove facciamo, si svolgono i nostri workshop all'uncinetto e poi c'è un altro gruppo dove si svolgono i nostri workshop a maglia. Là veramente ci aiutiamo a vicenda. Quindi una volta entrati in quel club, in quel club, è impossibile non finire un progetto o, insomma, se proprio non volete o non avete tempo, vi succede qualcosa, non lo so, insomma, dovete lasciarlo da parte, non lo finite. Però, e di nuovo, ditemi voi, quelle di voi che ci siete già, è impossibile non capire. Perché oltre che ci sono io e vi guido passo a passo, perché ci sono 24 su 24, potete lavorare col comodo nei vostri orari preferiti, quindi non è che dovete per forza, perché avete il video, poi noi ci siamo là, e dico noi, perché ci sono tante altre che vi aiuteranno, perché noi siamo così, una famiglia, una famiglia. Bene, altro non so cosa dirvi, il grado di difficoltà, non lo so, è proprio, posso dire, per un principiante. Dovete sapere sì, il dritto, il rovescio, gli aumenti, un pochino di nozioni di maglia dovete avere, quindi non potete, cioè, avete magari fatto dei capelli, avete fatto delle sciarpe, scialli e adesso volete o avete fatto già delle maglie ma bottom up e adesso volete proprio cimentarvi con questa tecnica, fa per voi. Quindi sì, io sono felice di poter iniziare questa avventura e spero veramente che lo siate anche voi e spero veramente che vi sarà molto utile. E va bene. Sotto scrivetemi se volete partecipare, partecipare, se volete, scrivetemi sotto nei commenti, magari se non avete capito qualcosa. Da lì vi rispondo e vi dico tutto. A domani con la prima parte. Ciao!